Elezioni amministrative dell'11 giugno 2017. Massimo Zoccali, candidato della lista civica per Bagnara. Massimo, pensavi di poter nel frattempo, in attesa che gli elettori si esprimano, raggiungere l'obiettivo di presentare la lista? Guarda, sinceramente io innanzitutto ringrazio molti cittadini che mi hanno dato fiducia fino alla fine, ma anche vorrei salutare in particolar modo alcuni funzionari del Comune, in particolar modo il dottore Marino e Giampiero Guglielmo, perché mi sono stati vicini in questi momenti. Non è stato facile per me presentare una lista fino all'ultimo perché ho avuto una grossa perdita di una ragazza che è stata ricoverata in ospedale e poi alla fine abbiamo dovuto mettere una riserva. E ringrazio il buon Dio, anche gli amici di Bagnara, molti sostenitori. È stata dura, credimi, è stata dura presentare per la prima volta la quarta lista a Bagnara, rompendo gli schemi elettorali politici che ci sono stati per anni. Bene o male, abbiamo ben visto tutti che di solito c'era una lista, due liste oppure tre liste. Io ho scelto non i poteri forti. Ho cercato sin dall'inizio, quando ho fatto la prima conferenza stampa, il 23 maggio 2016 alla Prologo, e ringrazio il presidente Bruno Jenko che mi ha ospitato, un carissimo amico, che ho cercato di coinvolgere molte associazioni, molti imprenditori, molti professionisti, molti movimenti, però alla fine mi hanno snobbato per il semplice motivo che non appartengo a determinate classi sociali e hanno scelto i poteri forti. Ora io con questo non voglio dire che hanno la puzza sotto il naso, questo mai. Sono scelte di vita, ecco, gli errori quali sono? Eravamo delle liste nuove, si poteva fare un'aggregazione insieme. Io purtroppo sto facendo tutto da solo. Naturalmente ho trovato 12 ragazzi che ce l'ho fatta alla fine di presentare la lista. Ringrazio moltissimo i miei candidati come Francesco Cundari, noto figlio del noto imprenditore Cundari della pasticceria di Porelli. Massimo, tu ti sei candidato l'anno scorso, insomma nel 2016, fin da subito il tuo slogan è stato quello di metterci la faccia e da quel momento hai cominciato a fare anche delle denunce sui social, denunce anche pubbliche al comune stesso, a segnalare i tanti problemi. Ecco, com'è stato questo percorso, anche perché hai cominciato per primo questa campagna elettorale? Guarda, io voglio essere ora ottimista perché se siamo tutti pessimisti, all'inizio per me è stato anche combattere anche con i falsi moralisti che poi alla fine non vanno neanche a votare, oppure con persone che adesso ancora tuttora fanno politica senza onore e senza dignità, che vanno a bussare da una porta all'altra a essere candidati da una parte all'altra. Però che è successo? Che hanno cercato di smentire anche la mia persona, dicendo che io sono una persona poco seria, mi ricordo. Hanno chiamato l'amica carissima Tina Ferrero, la giornalista della Gazzetta del Sud, dicendogli che io sono una persona seria, di smentire la mia candidatura a sindaco. E io sinceramente gli ho detto due parole: era meglio che facevano una petizione e ci mettevano la faccia come io ci ho messo la faccia. Ecco, questo ti volevo dire. Per me è stato difficile, però ho vigilato su Bagnara. Ringrazio anche il direttore della Costa Viola che mi ha dato molto spazio per fare delle denunce anche alla Gazzetta del Sud. Per questo non è stato facile parlare anche con la triade commissariale e bene o male le denunce sono state fatte. Quali sono i punti principali del programma? Guarda, i punti principali del programma sono in 5 anni, chiamando dei professionisti, degli ingegneri, degli avvocati, però la prima cosa che io cercherò di fare, a parte il Palazzetto dello Sport, occupazione giovanile, villaggi turistici, ma anche la pescheria ittica, i primi 100 giorni, ecco, quelli avranno modo di avere con i fondi della Comunità Europea, ci saranno molte progettazioni, però i primi 100 giorni, puntare sul turismo, riqualificare la città, il degrado, riqualificare i quartieri come Solano, Pellegrina, Ceramida, Pellegrina, abbandonati a se stessi. Mi ricordo io, molti anni fa, ero ragazzino, Bagnara viveva di turismo. Ci sono stati dei bellissimi momenti, però quel sogno è finito. Purtroppo esisteva la politica del fare. Adesso ci dobbiamo rimboccare le maniche e puntare in avanti. Non è facile. Comunque cercheremo di farcela. Naturalmente se il popolo di Bagnara
mi voterà l'11 giugno 2017. Ecco, come giudichi la campagna elettorale, ma gli stessi candidati degli altri schieramenti? Guarda, io sinceramente non voglio fare un attacco personale a nessuno, anzi farò un in bocca al lupo a tutti i candidati, sindaci e naturalmente anche ai consiglieri, anzi io cercherò di invitare i futuri sindaci a un comizio, naturalmente non ci sarà un confronto, dirò quel che dirò al popolo e cercheremo di fare una politica senza attaccare nessuno al personale, perché non è corretto. Chi ha sbagliato in passato, che faccia mia colpa, poi se si vuole ripresentare il popolo valuterà. Naturalmente non sarà compito mio giudicare le persone. E poi, come si dice, tra Barabba e Gesù Cristo il popolo sceglie. La politica è questa. Perché i cittadini di Bagnara ti dovrebbero votare? Io credo come voto di protesta per la tenacia e il coraggio che ci ho messo da 2 anni a questa parte. E se il popolo crede in me, mi devi votare, altrimenti sono state parole al vento. Cioè, come siamo, credo che rimaniamo, non cambierà nulla. E come ti muoverai da qui all'11 giugno? Quali sono le iniziative che intendi mettere in campo? Guarda, io sinceramente avrò un dialogo con dei comizi in piazza, cercherò di coinvolgere le persone, cose mai state fatte a Bagnara. Nel passato ci sono stati molti esponenti politici seri, però poi alla fine ognuno andava a bussare con i voti clientelari, con i sottoricatti, con i minacce, dicendogli se non mi voti non ti faccio il favore. Io questo non lo faccio, io non faccio come il politico di turno, questo sarà il mio slogan, ecco, come il politico di turno che promette casa e lavoro. Questo no, io cercherò di fare una politica seria per il bene della città. La sfida appare improbabile, voglio dire, ci sono due corazzate, poi c'è Adone Pistolesi, voglio dire, hai un obiettivo che ti sei posto rispetto a queste elezioni? Già per me oggi essere qui è una vittoria. Se sarò all'opposizione vigilerò naturalmente con le mie denunce e ringrazio anche moltissimo anche le forze dell'ordine che mi hanno dato anche la possibilità di denunciare. Se sarò all'opposizione farò delle denunce vigilando i futuri sindaci o i futuri esponenti politici. Naturalmente cercheremo di giocarcela, Carmelo, perché è dura. Ci sono due corazzate, l'armata Brancaleone oppure altre corazzate fortissime che hanno fatto un miscuglio di esponenti, di politici di sinistra, destra, centrodestra. Oramai non c'è più quel programma di politica seria, ognuno si mette dove c'è il vincente. Ecco, io cercherò di portare i miei obiettivi, è quello, di fare una dura campagna elettorale contro l'anarchia più totale.